Vitto Family, Noemi si è trasformata di nuovo. Vittorio, hai mangiato i miei biscotti? Io stavo cucinando. Cosa? No, non ho mangiato nessun biscotto al cioccolato, lo posso giurare. Che cosa te lo fa pensare che io abbia mangiato dei biscotti? Ah sì? Non l'hai mangiato tu? Vieni qua che devo controllare. Vieni, vieni. Cosa ti fa pensare che io abbia mangiato dei biscotti al cioccolato? Cosa me lo fa pensare? Guarda qui che cos'hai. Qui che cos'ho? Qui? Io non ho assolutamente niente vicino al labbro. I biscotti non li ho mangiati io. È stata Vera. Vera, ammettilo che sei stata tu a mangiare i biscotti di Noemi. Ma io stavo qua dormendo. Ma chi è quella cuoca? Vera, Noemi crede di essere una cuoca pazza. Oh no, è successo di nuovo. Sì, cosa dobbiamo fare? È impazzita. Vitto Family, ci serve il vostro aiuto. Dobbiamo far tornare Noemi alla normalità. Io non so chi sia questa Noemi. Io sono Chef Naomi, cuoca internazionale. E adesso ho bisogno dei miei ingredienti. Noemi è completamente impazzita. Aspetta, mi è venuto un piano. Oh, guarda com'è buona questa aragosta. È uno degli ingredienti, vero? Ma che bello. Questa è proprio una aragosta morbida, soffice e proprio adatta al mio nuovo piatto. Però c'è un segreto in questo mio nuovo piatto e adesso lo vado subito a preparare. Oh, Vitto Family, se n'è andata, meno male. Dobbiamo trovare un modo per far tornare Noemi alla normalità. Però quale potrebbe essere? Questa qua è proprio una missione per la Vitto Family e quindi dobbiamo prepararci. Eccoci qua, siamo pronti per questa nuova avventura con il cappello ufficiale della Vitto Family e anche la sacca con tutto l'occorrente che ci servirà per far tornare Noemi alla normalità. Per capire come farla tornare come era prima, dobbiamo sfiarla. Per farlo abbiamo bisogno dell'attrezzatura. Ok, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Abbiamo gli occhiali da spionaggio. Sì, lo so che potrebbero sembrare dei normalissimi occhiali da sole, ma guardate un pochettino. Oh, guarda qua come si vede, è perfetto. Adesso andiamo a spiare Noemi. Ok, Vitto Family, non facciamoci sentire. Da qua dietro non riuscirà mai a trovarci. Vediamo un pochino che cosa sta facendo. Quanto è bello cucinare, ci aggiungo un po' di sale. Quanto è bella l'aragosta, sarà proprio gustosa. Aragosta, oh, sono una chef. Qual è? Qual è? Ah, sta cucinando, perfetto. Dobbiamo riuscire a capire qual è il suo punto debole per farla tornare come era prima. Allora, ehi, aspetta un attimo, ma dov'è finita? Ma qua non ci sta. Ma stava lì un secondo fa, ma... Ah, strano, magari forse gli occhiali non funzionano bene. Stupidi occhiali, dovevano funzionare. Era lì un secondo fa e adesso invece è scomparsa. Vittorio! Cosa stavi facendo? Mi stavi spiando! Volevi prendere la mia ricetta per farla tua, perché tu mi volevi sfidare come chef, ma non mi potrai mai superare. Io sono Chef Naomi e tu non sei una chef. No, io non volevo rubare nessuna ricetta. Mi trovo soltanto qui perché, ecco, volevo vedere con quale bravura e maestria riuscivi a cucinare quei deliziosi piatti. Però io adesso, ecco, devo proprio andare via perché Vitto Family, Noemi è pazza. Dobbiamo trovare un modo per scappare. Ma allora tu sei un mio fan. Allora ti faccio provare la mia ricetta segreta. Vieni con me. Assaggiare la ricetta. Io sarei felicissimo di assaggiarla. Però io ho un impegno. Dovrei proprio andare, ecco, a scuola. Ci vediamo. Ecco, quindi ciao, ci vediamo. No, vieni qui. Aiuto. Adesso vieni, aiuto. Perché io te la devo far provare. Ok, sì, va bene.
Ecco, magari soltanto un assaggino, perché poi dopo devo scappare. Dobbiamo trovare un modo per fuggire, Vitto Family. Non voglio mangiare quella ragosta. Va bene, e allora, Chef Noemi, che cosa si mangia? Non mi chiamo Chef Noemi, mi chiamo Chef Naomi. Naomi. Ah, ah sì, giusto. Ok, allora, Chef Naomi. Naomi, sì, ecco. Che cosa si mangia di buono oggi? Perché effettivamente adesso un certo languorino ce l'ho, Vitto Family. Ah, che cosa bolle in pentola? La mia specialità, la vuoi vedere? Oh, sì, sì, sono curiosissimo. Che cosa si mangia? Che cosa si mangia? Aragosta con verdurine. Non è meravigliosa? La mangerei proprio io, però siccome sei un mio fan, sai, la puoi mangiare tu. Aragosta con verdurine. E queste sarebbero delle verdurine. Ma questi qua sono dei pastelli. Non sono delle verdure, sono dei pastelli a colori. Non posso mangiarli. E questa qua è la ragosta che io ho dato prima, Vitto Family, ed è un pupazzo, non è la ragosta vera. È disgustosa. Che cosa hai detto? Come osi? Ah, no, ho detto che è buonissima. È il piatto più delizioso che abbia mai assaggiato in tutta la mia vita. Però c'è una cosetta che dovrei fare. Quale sarebbe? Ecco, dovrei andare a lavare le mani, perché sai, prima di mangiare bisogna sempre lavarsi le mani, è buona educazione. Ok, giusto, giusto, però ti raccomando, fai presto perché si raffredda ed è un vero peccato. Sì, io sarò più veloce della luce. Guarda, adesso vado e adesso non ci sono più. Vitto Family è completamente pazza, avete visto? Mi stava facendo mangiare i pastelli con l'aragosta di peluche. È la cosa più disgustosa che abbia mai visto. A parte tutto questo, Vitto Family, dobbiamo riuscire a spiarla per capire qual è il suo punto debole. Guardate, Vitto Family, mettiamoci gli occhiali. Mi prude un po' la testa. Ma che ci faccio qui? Ah, che bel cappello! Fammelo provare. Devo cucinare, sì! Ciniamo l'aragosta. L'aragosta. Le verdure. Ah, è il cappello! Avete visto? Dobbiamo riuscire a togliere il cappello dalla testa. Il cappello sarà stato stregato da qualcuno. Ma da chi? Può darsi pure che ci sia lo zampino di Capitan Gattini, che ha stregato il cappello e ha trasformato Noemi in quella cuoca pazza. Non lo so, ma arriveremo a una soluzione, perché noi siamo la Vitto Family. E adesso noi entriamo di là senza farci vedere e gli rubiamo il cappello, così finalmente riavremo la nostra dolce Noemi. Forse. Andiamo. Quando arriva, Vittorio? Questa ragosta si sta davvero raffreddando. Vittorio! Ciao! Che cosa stavi facendo, Vittorio? Ti ho visto dietro di me. Voglio una spiegazione. Io stavo soltanto, ecco, stavo tornando a posto perché volevo mangiare la ragosta. Tu volevi rubare il mio cappello! Vieni qua! Su, Vittorio, non ti faccio niente! Oh, ma guarda che ora si è fatta! L'appetito passa così presto! Adesso devo proprio scappare! No, 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 no! Vittorio, dove sei? Apri! No, non posso! Perché adesso sono impegnato. Oh, mammina, Vitto Family, dobbiamo nasconderci da qualche parte e cercare di prendere il cappello. Mettiamoci nell'armadio. Vittorio, dove sei? Ti sto cercando, Vittorio. E ti troverò e ti cucinerò. Vittorio, Vittorio, Vittorio. Oh, mammina, stai qua. Vittorio. Oh, no, mi vuole. Ti sto trovando. Mi vuole cucinare. Sarà molto squisito. Oh, mamma, Vitto Family, ci serve un piano. Ehi, cuoca Noemi, non mi vuoi cucinare arrosto con le patate? Yeah. Guarda che bel bocconcino. Se vuoi cucino te e non Vittorio, per me non c'è alcun problema. Ah, sì, ce l'abbiamo fatta, sì. Via, stupido cappello. Che cosa ho
Zardos! Noemi non ti ricordi assolutamente niente! Che succede? Io non... Quello stupido cappello ti aveva trasformato in una cuoca pazza! No, non posso credere! È vero che si era trasformata in una cuoca, Noemi! Sì, eri completamente impazzita, eri fuori di testa! Ma come è potuto succedere? Non lo so, qua dietro Vitto Family c'è lo zampino di qualcuno e dobbiamo riuscire a capire di chi. Potrebbe essere Capitan Gattini, che è tornato ancora una volta! Ma noi lo sconfiggeremo perché la Vitto Family non ha paura di nessuno! Infatti! E se volete diventare anche voi dei veri e propri membri della Vitto Family con lo zaino e il cappellino ufficiali, potete averli andando su internet e scrivendo Vittorio Loffredo e Bay! E il cappellino della Vitto Family arriverà dritto dritto a casa vostra. Così potremo ballare tutti insieme la Vitto Dance. Vitto Dance! Vitto Family, ci vediamo alla prossima. Da me Vittorio e Noemi. Ciao. Ciao.